Allora, sono qui a Trieste, città simbolica, piazza simbolica, e voglio raccontare una strana rassegna stampa. Sì, perché oggi, sfogliando i giornali, soprattutto quelli della famiglia Agnelli Elkan, ho scoperto una strana verità, perché io non lo sapevo, ma in Italia ci sono delle lobby potenti che impediscono il cambiamento, che impediscono la modernizzazione, che addirittura fanno il male dei consumatori. E lo scrive proprio la stampa della famiglia Agnelli. Pensate un po', quella famiglia della Fiat, ve la ricordate? Quella che pagavamo un sacco di cassa integrazione, e a furia di pagare cassa integrazione, praticamente anche per colpa della famiglia Agnelli, ci siamo ritrovati con un grande debito pubblico. Però il giornale della famiglia Agnelli non lo dice, ma fa fare i commenti sul debito pubblico a Carlo Cottarelli. Vabbè, comunque oggi ho scoperto una cosa strana, e cioè che in Italia esistono le lobby. E quali sono queste lobby? Sono le lobby degli agricoltori della Coldiretti, degli allevatori della Coldiretti. È colpa loro che fermano il cambiamento. E qual è il cambiamento? È il cibo sintetico, è la carne sintetica, è le farine d'insetti. E quindi loro fermano il cambiamento. In fin dei conti, che cosa volete che sia? Una molecola che poi dà da mangiare a tutti, sfama tutti. Addirittura la stampa 2 giorni fa aveva pubblicato l'articolo di un solito grande professorone italiano che in terra americana ha così parlato di fake legate all'agroalimentare. E già quel grande patrimonio che sulla tavola viene riconosciuto, affermato e apprezzato in tutto il mondo, non è roba nostra. Il parmigiano, la pasta, la pizza, i grandi sapori, no, non è roba nostra. La carbonara, nulla è nostro. Non è il made in Italy, ma, per citare la stampa, era fake in Italy. Ce lo diceva sto professorone. E quindi giù merda nei confronti dell'Italia. E dico io, ma che gusto avete? Ma andiamo avanti a scoprire delle altre grandi lobby che la stampa, il giornale della famiglia Agnelli, ha scoperto. Quindi ci sono gli agricoltori, gli allevatori, poi ci sono i commercianti che si oppongono alla liberalizzazione ulteriore dei saldi. Non ho capito bene, però fatto sta che in nome dell'e-commerce possono fare tutto le multinazionali, Amazon e compagnia cantante. I commercianti, se si difendono, invece sono una lobby. Un'altra lobby, sapete chi è? È la lobby dei balneari. Mamma mia! Eh già, perché vorrebbero sempre questi grandi signori, queste grandi famiglie, vorrebbero che le nostre coste, in nome delle gare, della liberalizzazione delle spiagge, si deve andare ad asta, no? Okay? Vengano tolte ai balneari, che sono piccoli quell'imprenditori, per lo più familiari, ok? Che si sono fatti il culo così per anni, anni e anni, ok? Hanno badato al mare e alla violenza del mare e della natura nei mesi più freddi, quelli invernali. Bene, loro hanno un po' riparato le nostre coste, e adesso gli vogliono togliere le concessioni, perché devono andare a gara. Secondo voi chi vince queste gare? Beh, è facile: le multinazionali, i grandi alberghi, le grandi catene alberghiere e i fondi di investimento, che avrebbero la possibilità quindi di prendersi e di papparsi un pezzo della nostra grande Italia, che però a quanto pare deve essere smontata pezzo a pezzo, come leggiamo sulla stampa e come leggiamo nell'altro giornale della famiglia Agnelli Elkan, cioè Repubblica. Oggi leggiamo che c'è in Europa un problema Italia. No, non è che il problema dell'Italia è l'Europa. L'Europa che vuole togliere le automobili, perché o si fanno elettriche oppure non si possono fare, ci vuole togliere le case, perché la casa o è ecosostenibile oppure non la potrai mettere a reddito, non la potrai in nessun modo far valere. E poi questa Europa che vuole la trasparenza, che vuole la modernità, è la stessa che non ha un ruolo rispetto alla guerra in Ucraina, perché va a seguito degli Stati Uniti d'America, e l'Europa che non sa come fronteggiare gli sbarchi. Non sa soprattutto dirci la verità su quello che è accaduto rispetto ai vaccini e alla negoziazione degli stessi. Oh, quante cose non possiamo sapere, però per fortuna, grazie ai giornali della famiglia Elkan Agnelli, sappiamo chi sono le potenti lobby d'Italia, quelle che impediscono la modernizzazione del paese. Da Trieste è tutto. Un caro saluto.